l'amore io la vedo con un cavallo bianco e un principe azzurro, però forse non arriverà mai. Forse è una delle poche cose per la quale vale la pena rivivere. Un mondo rosa, bello, cioè condividere tutto con la persona che ti sta accanto è qualcosa di unico. Secondo me l'amore è come i fantasmi, tutti ne parlano ma nessuno li ha mai visti. È stato come volare. Voler definire l'amore significa forse sconfinare in un terreno dove solo i poeti possono accedere. Ma anche se è difficilmente descrivibile, possiamo analizzarne alcuni aspetti con cui si manifesta nei giovani, nel loro modo di viverlo, nelle loro relazioni. Se l'amore è un sentimento immutabile, non altrettanto immutabile è il modo di esprimerlo, in quanto soggetto alle trasformazioni socioculturali che viviamo quotidianamente. Ed è proprio nelle società avanzate e in rapida evoluzione come la nostra che troviamo i cambiamenti più evidenti nel rapporto tra ragazzi e ragazze. Iniziamo quindi il nostro viaggio andando ad ascoltare le testimonianze dei protagonisti per cercare di capire come è sentito oggi l'amore e quanto è importante l'educazione sessuale nelle giovani generazioni. C'è senza dubbio, secondo me, un ritorno ai valori, valori che si erano persi negli anni della contestazione, nel 60 e 70, per provocazione forse, comunque per reazione a un'idealità molto conservatore, a un idealismo insomma, di tipo conservatore. Sono molto più camerateschi, per esempio una volta le classi erano o solo maschili o solo femminili e avvicinarsi a una persona dell'altro sesso significava avvicinarsi un po' a un mistero. Mentre adesso c'è molto più cameratismo e fortunatamente secondo me c'è anche molta più confidenza. Si hanno molti meno problemi a parlare di certi argomenti, affrontare certe situazioni. Stabilire se ci sono cambiamenti fra i rapporti fra i sessi è sempre molto difficile, ovviamente. Direi forse che qualcosa è cominciato a cambiare diciamo una ventina di anni fa, e adesso nei giovani vediamo che alcuni elementi che allora erano più dirompenti sono invece rientrati più nella normalità, i ragazzi hanno fatto propri alcuni comportamenti che una volta erano usati dalla minoranza. Ovviamente questo non vuol dire però che il problema sia risolto, nel senso che ci sono ancora delle differenze che vengono vissute dai ragazzi in maniera problematica, per esempio le ragazze ancora, fanno ai loro coetanei l'accusa di essere più interessati alla sessualità e quindi anche a un rapporto più opportunistico rispetto a loro che invece hanno una visione del mondo più romantica. Un ragazzo è sempre stato portato, non so, per una certa educazione, tradizione, a vedere nella ragazza una sorta di obiettivo, di conquista, no? Maschio italiano, però non so, per una serie di motivi, sono tanti, il ragazzo credo che abbia bisogno di qualche cosa di più, di una conquista facile. Quando ero giovane, cioè che ero giovane io, per baciare una donna bisogna andarci almeno 2 o 3 mesi, adesso tanto per dire. Già saremmo stati anche più ignoranti. Il rapporto è molto più libero, non ci sono più, cioè non è più che il ragazzo è sempre lui che deve prendere l'iniziativa, deve fare certe mosse, mentre invece cioè, si trovano, cioè due si incontrano, si piacciono e può nascere qualcosa che non è detto sia definitivo. Può essere una cosa che dura una serata, come può diventare qualcosa di più serio. E poi c'è un altro fatto. Adesso cosa vuol più vedere in una donna? Mi dica lei, lo vede nudo? Una volta c'era più stimolo, perché quando vedevo una donna in bicicletta, dicevo, vado a passare una missione, mi mettevo in terra per guardarci le gambe. Adesso dico, ma allora lo stimolo, non c'è più quello stimolo che è. Oh, dai, pensa dentro quello, sporto una cosa un'altra, e gli schiceva il me. Logicamente il cameratismo che c'è tra ragazzi e ragazze, che ha il suo aspetto molto positivo, può avere anche degli aspetti meno positivi. Però sono convinto, ecco, che l'aspetto positivo è dominante e anche, direi, la realtà del sesso comincia ad essere concepita in modo più pieno,
Cioè la sessualità non è solo il rapporto fisico, ma è tutta la realtà della persona che si rapporta con gli altri e con una persona singola, ma anche con tutta la comunità, con gli amici, con l'ambiente di lavoro. Ecco, quindi la sessualità comincia ad avere un altro sapore, un'altra dimensione. Benché possa sembrare impossibile, tra ragazzi e ragazze penso che ci sia molta più serietà negli ultimi tempi. Cioè penso che sia un po' sparita quella voglia di continua ricerca dell'avventura passeggera così, ma penso che ci sia la ricerca di qualcosa di più solido e di più valido. Un ragazzo e una ragazza si potevano vedere pochissimo e non potevano conoscersi, invece adesso bene o male un ragazzo e una ragazza prima di arrivare al matrimonio, alla convivenza o qualsiasi altra cosa riescono a conoscersi e a capirsi meglio. Oggi a Techish vive una visione sessuale, parliamo di giovani, nonostante quello che si dice piuttosto tradizionale, ma cresce una sorta di lentamente, giorno dopo giorno, in episodi che non sono madornali o non fanno gran chiasso, non attirano l'attenzione per esempio dell'informazione, il suo rimbombo, cresce una promozione sessuale, una promozione primaria, e la cosa che a me personalmente stupisce di più non è il sudiciume, come si dice in giro, ma la pulizia che spesso vive nel rapporto sessuale tra parecchi giovani. E si fa meno scandalo anche perché si ha una maggiore apertura da parte dei giovani, oggi piaccia o no, nei confronti del mondo. Cioè hanno una visione plurirazziale, non sono legati lì alla piccola consorterie, sono abituati a viaggiare, eccetera. L'educazione sessuale andrebbe fatta principalmente dai genitori, perché io trovo tante famiglie e la mia stessa trovo difficoltà a parlare di sesso in famiglia perché viene considerato un tabù, non viene considerato una cosa, cioè tuttora c'è il tabù, ma non si rende conto che effettivamente proprio parlandone in famiglia, parlandone anche tramite a livello scolastico, in classe, fra amici, fra professori, così, si risolvono tanti problemi che in futuro potrebbero svilupparsi in maniera molto negativa. La famiglia, che è anche molto importante, perché il bambino vive nella famiglia e non ha bisogno di una famiglia che non gli faccia sembrare il sesso come qualcosa di guai se se ne parla, è qualcosa di sporco, cose del genere. No, non va bene, perché il bambino poi crescendo, anche il ragazzo, viene con una mentalità ristretta su questo argomento. Ovviamente l'educazione sessuale nella famiglia deve essere qualcosa di soprattutto di base, di fiducia. I genitori che hanno una buona sessualità, che parlano con scioltezza dei problemi sessuali, che non considerano il sesso come peccaminoso, creano quell'atmosfera dentro casa che rende i figli più facilmente avvicinabili alla sessualità come un qualcosa di bello e non di peccaminoso. Viceversa, nella scuola, per esempio, dove il genitore non c'è, quindi dove il ragazzo e la ragazza possono trovare maggiore libertà, maggiore autonomia, è importante dare anche delle informazioni sessuali, cioè qualcosa di più tecnico, qualcosa che sia anche di utilizzo, quali per esempio informazione contraccettiva. Ci sono ragazzi, non so, che credono di sapere tutto e poi magari, non so, fai una domanda e non ti sanno rispondere, oppure davanti all'evidenza di magari non sanno neanche cosa si sta parlando quando parli di sesso o cose del genere. Si dovrebbe fare magari, innanzitutto partendo dai genitori, per me è la cosa fondamentale, e poi anche a scuola bisognerebbe fare, penso, educazione sessuale. Può essere data alla famiglia, può essere data da un conoscente, da un amico, è una cosa normale che si dovrebbe parlare così apertamente, senza farsi problemi, perché è una cosa che esiste e che soprattutto è bella. Deve essere insegnata già da piccolo, insomma, quando uno comincia a fare a scuola le medie deve essere già insegnato, perché secondo me i ragazzi magari non hanno la possibilità di parlare con gli adulti, quindi parlano fra di loro e sicuramente non è che abbiano delle idee molto chiare, perché non hanno esperienze, sono troppo piccoli. Poi ci sono tanti consultori, cioè se uno proprio ha delle difficoltà personali, ha delle necessità, delle domande personali alle quali vuole trovare una risposta, ci sono i posti dove proprio uno può andare se se la sente. La scuola nell'educazione del giovane alla vita e quindi anche alla sessualità ha un ruolo importante, certamente non supera il ruolo della famiglia, che è la base, perché il bimbo cresce e è alimentato costantemente dalla situazione della famiglia e dai valori che la famiglia porta in sé. Però la scuola ha una sua funzione importantissima e direi la deve avere sempre di più,
perché incontra ragazzo molte ore, e direi non solo la scuola ma anche i grandi mezzi di comunicazione sociale. Abbiamo parlato a scuola e la professoressa, insomma, ci ha spiegato un po', però ai tempi delle medie, insomma, quando facevo ancora le medie. Ora faccio una scuola superiore, si parla di meno, si ne parla. Beh sì, diciamo che è molto importante, soprattutto per una ragazza come me che ha 19 anni di arretrati, cioè infatti sono nata nel 1970, ho 19 anni e quindi non so niente dell'amore. Anche vabbè, tramite la televisione, perché è il filo più diretto che noi abbiamo tra la famiglia, la casa e quello che succede di fuori, insomma. La scuola non serve, né lezioni sul sesso sono indispensabili, ci vuole un'educazione da parte dei genitori. Infatti, per esempio, ho sempre parlato con mia madre di questi problemi e lei mi ha spiegato adeguatamente tutte le cose. E in un certo senso è proprio da loro, questo mi riesce a constatarlo facilmente, che viene la spinta centrale e salutare, perché un'educazione sessuale pulita, limpida, senza tante contorsioni o finzioni, si pratichi non solo nell'interno della famiglia, benché spesso non si possa farlo proprio perché per inesperienza, ma nella scuola, educando prima gli educatori e poi proiettandola ovunque con una sorta, diciamo, di discussione molto aperta. Ma ce n'è di strada da fare ancora per arrivare a questo traguardo. Come si fa? Io non lo so. Come si può? Un rapporto d'amore matura fuori da ogni schema e regola prestabilite o viene condizionato in qualche modo da fattori esterni? E se questo condizionamento c'è, quale ruolo hanno televisione, cinema, giornali e mass media in genere? La famiglia esercita direttamente una influenza minore che in passato, anche se sempre è importante, notevole, mentre è cresciuto il ruolo dei mass media. Oggi i giovani vengono non solo educati da papà e mamma, ma vengono educati dai mezzi di comunicazione di massa che si occupano di loro continuamente, in un modo o nell'altro. Io ho anche 3 fratelli maschi, più piccoli di me, e ho potuto vedere come in parecchi casi certe cose trasmesse, soprattutto dalla televisione e dal cinema, hanno avuto un'influenza abbastanza negativa, nel senso che, soprattutto dal punto di vista proprio del sesso, nel senso che lo fanno vedere troppo spesso in modo violento. Solitamente i mass media propongono un modello di rapporto fra ragazzi e ragazze che generalmente risulta falsato o degenere, fra virgolette. Sì, hanno contribuito tantissimo, perché televisione, giornali, cioè argomenti che prima magari venivano toccati tra noi ragazzi, adesso vengono parlati, vengono discussi e quindi noi li leggiamo, i resoconti, e quindi abbiamo una mentalità più aperta, siamo più... insomma, siamo più consapevoli. In quanto, per esempio, non so, citiamo il caso di 9 settimane e mezzo, vengono presentate allo spettatore delle scene di un rapporto, diciamo, particolare, particolarmente trascinante, che possono influenzare la persona che viene colpita direttamente da questa immagine, da questa rappresentazione, a fare cose che eventualmente non avrebbe fatto, diciamo. I mass media certo influiscono molto, ma influiscono a seconda del terreno che trovano. E ripeto, i giovani sanno filtrare i mass media. Io che con Eutanasia di un amore, sia nel romanzo che nel film, ho trasmesso un mio messaggio. Ho visto che proprio i giovani lo ricevevano in pieno, perché mi scrivevano, perché mi telefonavano, perché si interessavano, perché proponevano, perché avrebbero voluto discutere nei limiti del mio tempo. Cioè il giovane è veramente il futuro, e anche nella ricezione del mass media lo fa con prudenza e voglio dire quasi con un rifiuto ragionato, che poi invece
ha un significato di accettazione ragionata. Un ragazzo giovane di 11 anni viene molto influenzato da quello che ti propone la TV e mass media, perché poi un ragazzo giovane non ha ancora proprio un carattere specifico, deve ancora formarsi, e quindi la TV ti influenza ancora maggiormente. Secondo me hanno aiutato moltissimo, perché i mass media non possono che chiarire le idee, ti fanno conoscere il mondo, ti fanno conoscere come la vita, l'esperienza, è in un certo senso un metodo di studio indiretto, e fanno quello che fa la scuola, quello che ti fa della famiglia, solo che te lo dà attraverso la televisione, radio, giornali. Cosa predica l'informazione, cioè l'immagine, i mezzi di comunicazione di massa, giorno per giorno, quando si distorce il suo lavoro pur di vendere, pur di far consumare? A mio parere in due direzioni si spinge questa cosiddetta informazione. Cioè, da una parte è come se dicesse viva la liberazione sessuale, le nuove generazioni sono veramente liberate e giustamente scatenate in direzione del sesso, da una parte, e dall'altra predica, come dire, in forma sacerdotale, no? Figlioli, pensate al peccato, pensate poi alla punizione, all'altra vita e via discorrendo. Sembrerebbero due tesi diametralmente opposte, e in realtà funzionano l'una sull'altra, l'una intrecciata all'altra. Negli ultimi decenni, sotto la spinta del movimento di emancipazione femminista, tra le altre cose, anche il tradimento della donna, considerato tradizionalmente più grave, è stato ridimensionato ed equiparato a quello dell'uomo. Oggi molte cose sono cambiate tra i giovani, ma cosa è rimasto della fedeltà? La fedeltà è importante, ma non è importante tanto nei confronti dell'altra persona. Sì, indubbiamente lo è anche nei confronti dell'altra persona, ma prima per se stessi. Io non credo una persona possa guardarsi nello specchio se non è stato fedele al proprio partner. Io sono molto possessiva, per esempio, e quindi, per esempio, sono molto gelosa del mio uomo. Cioè, ci sono parecchie cose che mi danno fastidio e mi fanno capire che sono gelosa, perché, cioè, non so, forse perché credo io di essere qualcosa di migliore, quindi ho paura, insomma, che qualche altra cosa possa attirare il mio uomo. E sovente il tradimento viene limitato, no? A un atto sessuale con un'altra persona. Io direi che il tradimento comincia da qualcosa di più profondo, cioè da una mancanza di fedeltà, no? Di amore, di stima, di fiducia dell'altra persona, che poi sfocia, anche forse occasionalmente, no, in un tradimento. Però la gravità del tradimento sta a monte, sta il mio non essere in armonia e in accoglienza dell'altro al quale ho fatto certe promesse. Ecco. Farei, come penso moltissimi ragazzi, fare una distinzione fra l'uomo e la donna. La fedeltà nell'uomo è qualcosa di a livello fisico che deve venire represso. La fedeltà nella donna, secondo me, ci può essere al 100% se l'uomo trasmette quella sicurezza, quell'amore necessario a una donna, a farla sentire tranquilla, sicura, per cui lei non andrà mai in cerca di un rapporto, in questo caso un rapporto carnale, con un'altra persona al di fuori del suo partner o di suo marito. Cioè, la donna tradisce più col cuore, cioè quando tradisce, tradisce col cuore, mentre l'uomo magari è portato anche a tradire solamente fisicamente. E questo è anche peggio, perché in fondo, dai, in un rapporto, se tu mi tradisci per solamente per un'avventura, è ancora più triste, perché tu mi umili anche di più. Il tradimento della donna è più grave, perché la donna è sempre la donna quella che ottiene tutto, perché se la donna vuole farsi un ragazzo sicuramente ci riesce al 100%, invece se un uomo vuole avere una donna, vuole possedere una donna, non molto spesso ci riesce. Invece la donna, con le sue qualità che ha, con tutta la furbizia che ci mette, allora riesce sempre a fregare l'uomo. Il tradimento della donna sia una cosa più meno superficiale. Cioè, nel senso che l'uomo è più facile alle occasioni, alle avventure, quindi è più debole in certo senso. Mentre la donna, quando tradisce, almeno per quanto ne so io, lo fa con sentimento, non è una cosa materiale come per l'uomo, non è un'avventura.
Ovviamente una cosa che secondo me io trovo sempre che andrebbe molto combattuta, ma è difficile levarla dalla mentalità dei giovani, è quella che l'istinto sessuale maschile sia più forte di quello femminile, no? Abbiamo sentito da più ragazzi e anche dalle ragazze che dicevano che per esempio era più facile che un maschio tradisse perché aveva in questa spinta maggiore, mentre una ragazza ha più facilmente il controllo e quindi ha più facilmente cade in tentazione, possiamo dire. Ecco, questo è un concetto secondo me molto sbagliato, direi che non si tratta di istinti diversi, si tratta evidentemente di educazione diversa, cioè mentre il ragazzo è ancora più incoraggiato dall'esterno ad avere più rapporti sessuali, la ragazza è senz'altro ancora molto più frenata, ancora c'è il concetto comunque che la ragazza non debba avere rapporti sessuali, non dico tanto al di fuori del matrimonio, ma quantomeno con pochi partner, se non deve avere un vissuto più libero. Sì, la donna viene considerata ancora, a volte si pensa che per esempio un ragazzo ha molte ragazze intorno, allora è uno considerato uno giusto, uno che si sa far valere, mentre una ragazza se ha molti ragazzi intorno viene considerata una poco di buona, e questo secondo me non è giusto. Se tradisce una ragazza è molto più grave di solito, cioè una cosa diversa. È perché la mentalità è così, non si può dare una motivazione, cioè dovremmo essere uguali, però non siamo uguali. Proprio che la donna non deve tradire, hai capito? E perché? Perché è una questione d'onore, una tradizione, la donna non deve tradire, punto e basta, anche qua. L'uomo se tradisce non fa niente, cioè non si viene a sapere, però se la donna tradisce l'uomo poi si viene a sapere, allora la cosa spuntano in testa delle cose strane all'uomo, hai capito? Che poi vengono chiamate le volgari corna, ecco. Io credo che possano e debbano, se lo sentono, tradire l'uno e l'altro. Perché il non tradire, se si ha voglia di tradire, è il peggior tradimento che si possa fare al partner. Io ogni volta che ho tradito sono tornato dalla mia donna con molto, molto più amore. Quindi ritengo che il tradimento è tradimento solo quando è non voler più bene a quel partner. E in quel caso la cosa migliore è troncare il rapporto. Io sono un infedele di natura, però me ne dispiaccio, io vorrei essere fedele, sono convinta che lo sarò quando avrò incontrato l'amore. Forse è un po' poetico parlarne così, però sono convinta che sia importantissima, ecco, cioè deve essere alla base di un rapporto duraturo. Che ti sposi, si dice in giro, sei fregato, cioè fregato nel senso che hai un rapporto troppo stretto con la ragazza e dopo succede un qualcosa, sei costretto a restare assieme, magari anche se non vorresti. Non penserei subito al matrimonio dopo aver visto che il mio rapporto sta andando bene, che è sincero, ci sono tutti gli elementi essenziali per far andare bene il rapporto. Penso che prima conviverei e poi magari se non scopro difetti della persona che mi sta accanto potrei anche pensarci. Uno sceglie il matrimonio o rimane singolo, perché convivere non mi piace a me, cioè non la reputo una cosa, cioè al momento che due decidono di stare insieme sotto lo stesso tetto. Un giorno tutti quanti diventeremo vecchi, un giorno tutti quanti staremo da soli e automaticamente tutti avremo bisogno di un compagno accanto o una compagna.